Ciao amici, volete fare degli slideshow con il vostro Buffet Title? Oggi vi faccio vedere un effetto che fa al caso vostro. Ovviamente di effetti per passare come transizione da una foto all'altra ce ne sono migliaia in Buffet Title. Ma questo effetto di Gradient Wipe è molto semplice perché è possibile caricare delle tendine in bianco e nero da utilizzare come passaggio graduale da una foto all'altro. Vediamo bene di cosa si tratta. Allora, cancelliamo la scritta semplicemente eliminando il livello e andiamo a premere su aggiungi un livello immagine. La stessa cosa, vi ricordo che si può ottenere qui livelli, aggiungi livello, livello immagine. Andiamo a caricare dal nostro hard disk alcune foto. Prendiamo questa come prima. Prendiamone una prima e dopo duplicheremo il livello, è molto più semplice. Se volete la foto a pieno schermo, basta regolare l'asse Z, ecco qui, e portarlo verso lo 0 a seconda della dimensione della foto. Intanto teniamola pure così, così potremo mettere anche un background di fondo. Adesso semplicemente per attivare l'effetto Gradient Wipe andiamo a premere su Cambia effetto, quest'icona qui, e andiamo a selezionare qui il tipo di effetto. Questo effetto si trova sugli effetti V11. Dovete andare su effetti, quindi Buff Title, Media effetti, e cercare questa directory V11. All'interno di questa cercate V11, sono tutte che iniziano con V11, Gradient Wipe. Cioè andiamo a spostarci fino alla lettera G e ecco qua l'effetto V11 Gradient Wipe. Lo carichiamo. A questo punto non succederà niente, possiamo leggere che se carichiamo questo Gradient Wipe, cioè che utilizza Alpha Magic, è possibile passare da un'immagine all'altra. Allora selezioniamo qui la trama su questo livello. Vedete che infatti è segnato come Alpha Map, selezioniamo e dovremo caricare questo tipo di tendine. Come vedete, questo tipo di tendine non è altro che un'immagine in bianco e nero o con dei livelli di grigio, dove il nero sarà il trasparente, mentre il bianco l'opaco. Tutti i livelli intermedi passeranno da opaco a trasparente. Facciamo un esempio, andiamo a caricare questa tendina qui, ecco, vedete che vi appare qui, e poi premete semplicemente ok. Adesso avremo un nuovo comando all'interno dei comandi che troviamo qui, sulle proprietà dell'immagine, avremo FX Wipe Stage, cioè sarà come avanza la nostra tendina, da 0, io pian piano, man mano che sposto, vedete che l'immagine va a cancellarsi e quindi fino a sparire completamente. Quest'altro effetto invece, Wipe Smooth, non farà altro che andare a regolare la durezza dell'effetto. Vedete, da molto duro a sfumato a molto sfumato. E quindi regolando i due sarà possibile avere una transizione in questa foto. Adesso capisco subito che mettendo un'altra foto di fondo avrò che questa sparisce con questo effetto che ho creato per apparire quel sottostante. Allora andiamo a provare, duplichiamo questa, andiamo su duplica livello attivo e avremo creato un'altra esatto livello uguale. Allora però dovremo cambiare la foto su questo livello, quindi clicchiamo qua molto semplicemente e andiamo a cambiare la trama. Quindi riportiamoci sul nostro cassetto di foto e selezioniamo un'altra foto, ad esempio questa. Potremo anche cambiare la trama, così, intanto lasciamo questa. Adesso vediamo che riportandoci su il Wipe Stage e spostando, questa foto sparirà e ci farà vedere la seconda. Ovviamente la velocità
con cui lo fa l'effetto, eccetera, è determinata dai keyframe. Adesso vediamo, però proviamo un attimino anche un'altra tendina, perché questa non fa tanto merito, per farvi capire quali effetti possiamo ottenere. Quindi ritorniamo sulle tendine. Ecco, una cosa bella è che queste tendine poi ve le regalerò con un link di download, e quindi avrete a disposizione tutte queste tendine. In più, adesso vi insegno anche come crearvele. Andiamo a prendere un altro effetto, ad esempio questo, e vediamo che adesso la cosa è completamente diversa. Allora, di tendine ce ne sono tantissime. Se ne trovano veramente di tutti i tipi, ad esempio queste qui in rotazione sono molto belle, vedete? Ecco. Adesso abbiamo anche il passaggio forse troppo morbido, se qui andiamo un po' a indurirlo, ecco, vediamo la transizione. Quindi potete fare tutta questa serie di wipe, proprio appunto di tendine, tra una foto e l'altra. Ovviamente se avete uno slide fotografico con molte foto dovrete fare un livello per ogni foto, però ricordatevi che qui abbiamo questo effetto, invece se ci spostiamo sulla foto sottostante abbiamo un altro effetto e così via. L'effetto praticamente va caricato sulla foto direttamente, oppure se vogliamo lo stesso, sempre lo stesso effetto, non faremo altro che duplicare il livello con l'effetto. Ovviamente questi effetti funzionano anche se la foto la posso ruotare, posizionare, fare quello che voglio. Vedete, ecco, vado a prendere questa che ha l'effetto caricato e la posso ovviamente spostare di posizione, ma anche ruotare, mantiene ovviamente tutte le proprietà. Potrebbe servirci anche questi particolari effetti per fare crearci dei background, dei piani con, ad esempio, se questa fosse stata una texture, potrei applicare questa texture con anche questo effetto. Ecco, adesso stiamo parlando ovviamente di uno slideshow, per cui noi dobbiamo mantenere le foto sovrapposte con la stessa dimensione e andarle alternare una all'altra. Ricordatevi che ovviamente la priorità della foto che appare dipende dal layer in cui è messa, oppure possiamo spostare il livello avanti e indietro. Quindi se sposto il livello indietro, vedete che adesso io devo andare a regolare sull'altra foto per vedere la foto sottostante. Proviamo a fare uno slide con più foto e aggiungere i keyframe. Andiamo a duplicare il livello, quindi duplica livello, livello, duplica livello, ci creiamo un po' di livelli, andiamo a modificare le foto. Ecco, ovviamente il problema può essere quando la foto non è orizzontale ma verticale, come ad esempio abbiamo, ecco, che ne so, in questo caso, e quindi vedete che la foto è apparsa così. Dovremo ruotarla qua, ci creerà un po' di problemi, perché allora dovremo ruotare questa foto scrivendo 90, eccola qua, la dovremo ridimensionare. Possiamo con grandezza ridimensionarlo stando attenti a mantenere la proporzione, quindi la dimensione che andiamo a mettere qui la copiamo anche sul verticale. Però ci accorgiamo che abbiamo un problema, che se questa foto appare non va a nascondere le altre, e quindi dovremo o portare tutte le altre in trasparenza quando poi si sovrappone l'effetto. Una cosa che vi posso consigliare è, magari se avete il nome dell'immagine così e non riuscite magari a identificare bene a quale foto corrisponda, potete andare sulle proprietà del livello
e scrivere ad esempio foto 1 su questa, foto 2, cambiare tutte le proprietà di livello. In questa maniera anche quando cercate quel livello magari andate meglio. Allora, questa è la prima foto, la teniamo 3 secondi, 3 secondi, e poi qui facciamo, appunto, regoliamo questo e apparirà la foto dopo. Poi questa foto qui, andremo su quella foto lì, portiamo anche questa a un altro 8 secondi e poi andiamo, spostiamoci e regoliamo il suo fade. Questa era la mia ultima foto. Se voglio fare un effetto che sparisca, ovviamente vi ricordo che potete anche andare a agire sugli altri parametri. E adesso, se andiamo a vedere il risultato, eccolo qua. Avremo tutti questi passaggi delle foto. Ovviamente, pensiamo una cosa: qual è la differenza di questo normale slide fotografico che avremmo potuto ottenere con qualsiasi altro programma? È che intanto adesso possiamo aggiungere un plasma di fondo e quindi abbiamo un coso. Ogni foto potremo andare a aggiungere anche una cornice. Quindi se noi andiamo sul livello immagine, magari dovevamo averlo fatto prima, possiamo aggiungere, che ne so, una cornice alla nostra foto. Ecco qui, ho caricato un po' di foto e ho fatto la cosa che vi dicevo, ho spostato la telecamera e ho fatto entrare anche la lens flare. Vedete come per una presentazione fotografica o una sigla, un titolo, questa cosa sia molto carina. Ora vi faccio vedere come fare una maschera con qualsiasi programma grafico. Io adesso utilizzo Photoshop, ma qualsiasi programma appunto va benissimo. E creiamo una risoluzione che sia ovviamente in 16 noni. Ok, una pagina, e ricordatevi che il nero è trasparente e il bianco opaco. Quindi se io ad esempio voglio fare un cerchio dove si vedrà la mia immagine attraverso, farò un cerchio così e poi lo farò ovviamente nero. Se io gioco sui livelli, ecco che magari vado meglio poi a posizionarmi, a centrare il cerchio. Se io lascio così, avrò praticamente un buco nell'immagine e non potrò ovviamente ingrandirla. Quindi se io voglio che ci sia il passaggio, dovrò fare dei cerchi che vanno da bianco a nero, utilizzando ovviamente anche colori di grigio. Quindi, che ne so, farò dei cerchi concentrici così e continuerò la mia maschera lavorando in questa maniera. Altrimenti, appunto, posso andare a prendere maschere già pronte. Qui avrò ovviamente il bianco sarà opaco, invece il nero trasparente, quindi mi si creerà un buco. Devo ricordare che se la figura è netta, ovviamente anche poi la maschera sarà netta, altrimenti se io la voglio sfocata, andrò altro che selezionare quel livello, quella maschera, e andrò a fare un blur. Quindi più blur metterò e più poi il passaggio sarà morbido. Quindi dovrò farlo su tutte le parti che voglio che il passaggio sia morbido. Ecco qui, come in questo caso, così. Proviamo ad andare a vedere. Ovviamente la mia maschera posso tranquillamente salvarla in JPEG, quindi in maniera che tutti i livelli siano uniti. Vedete qua che c'erano altre prove di altre maschere. Chiamiamola maschera cerchi, così andiamo a vedere che pasticcio succede con una maschera di questo genere. Ora su questa foto vado a caricare la nostra maschera che abbiamo appena fatto. Eccola qua, maschera cerchi, si va a sostituire
E ovviamente se adesso vado ad agire, vedete sullo stage avrò il primo buco, quello che era nero, poi il passaggio su quello grigio e poi di colpo apparirà quello bianco perché ovviamente non avevamo fatto altre transizioni. E il passaggio, vi ricordo, lo potete fare più in dissolvenza o più duro, vedete che riusciamo a tenere anche di nuovo il livello dritto e ovviamente così avrò un passaggio più brusco, vedete anche qua, ecco, è molto brutto questo perché si sgrana, quindi è comunque meglio tenere sempre un livello di dissolvenza che sia accettabile. Eccolo qua, vedete che l'ultima parte che era tutto al bianco entra pian pianino in dissolvenza. Bene, io spero che questa cosa vi sia piaciuta. Vi ricordo che nel link in descrizione al video vi metterò tante tante tendine. Esattamente sono tutte queste tendine qua, vedete ce ne sono veramente di tanti tipi. E vi ricordo che queste tendine potete anche utilizzarle per mascherare parti della foto, può essere una cosa molto simpatica. Mi raccomando, per sostenermi mettete un like sul video e commentatelo. Alla prossima, ciao!